Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Mauro Caimi qui con voi. Oggi è un video particolare perché facciamo una recensione. Non devo fare nessun unboxing, non ho comprato nessuno smartphone, ma facciamo una recensione di uno dei progetti di criptovalute più intelligenti, più smart che ho trovato negli ultimi tempi. Spesso ci chiediamo quali sono le applicazioni reali del mondo delle criptovalute e noi siamo magari nel settore del ramo trading, investimenti, e risulta un po' più semplice utilizzarle costantemente ogni giorno. Ma quando poi ci avviciniamo al sistema real, quindi alla vita reale, il sistema criptovalute, il mondo criptovalute diviene un po' rarefatto. È difficile trovare delle applicazioni che sono utilizzabili anche nel mondo reale, quindi questa congiunzione fra la vita reale e il mondo cripto. Se non che qualche mese fa mi imbatto in questo progetto che ritengo estremamente interessante, che è il progetto Young Platform. Ho scoperto questo progetto utilizzando la loro applicazione StepDrop, che era una applicazione che mi interessava, mi aveva incuriosito perché semplicemente ci pagava criptovalute camminando. Io l'ho definita fitness friendly, era un'applicazione fitness friendly perché camminando, quindi passeggiando con il contapassi dello smartphone, noi potevamo accumulare criptovalute. È una cosa fantastica, l'ho scoperta verso Natale, i primi di dicembre di quest'anno. Spero che mi sono anche un po' appassionato, sono andato a spulciare un po'. Questo è un progetto italiano interessantissimo e mi è piaciuto molto, tant'è vero che l'ho definito un progetto estremamente innovativo, molto semplice, ma anche molto smart per avvicinare quello che è il pubblico neofita al mondo criptovalute. La missione di questo progetto è molto semplice: prendere neofiti o persone che magari conoscono poco il sistema, il mondo criptovalute, ed avvicinarli in qualche modo. Moltissime volte mi è anche capitato, per esempio, di ricevere la famosa domanda: come faccio a comprare Bitcoin? Serviva proprio questo ponte, un bridge di collegamento fra quello che è il mondo dei neofiti e il mondo delle criptovalute. Vi faccio vedere direttamente l'applicazione per farvi capire un po' di cosa parla questo progetto e poi faccio capire come hanno cercato di risolvere anche il discorso relativo all'acquisto del criptovalute per i neofiti, per chi magari è la prima volta che vuole accedere a questo tipo di realtà. Ok ragazzi, allora questa è l'applicazione di StepDrop, quella che ci consente appunto di guadagnare criptovalute camminando. Cosa fa in sostanza? Ci fa guadagnare questi Yang, che sono la criptovaluta di Young Platform. Si potrà comunque convertire questo tipo di criptovaluta anche in moneta fiat. E nella seconda tab invece c'è la parte dell'applicazione che ritengo quella più utile, quello dell'education, quindi educare i neofiti o chi sa poco magari di questo tipo di mercato a entrare in contatto con il mondo criptovalute. Nel primo task che vediamo, ragazzi, questa sopra ci sono le pills. Le pills sono interessantissime, ragazzi, perché abbiamo una view stile Instagram, quindi di impatto, quindi molto istantanea di quello che è il mercato delle criptovalute in questo momento. Ci sono le criptovalute che sono le più importanti, le top, e sono, ragazzi, anche visibilmente evidenti i rendimenti, quindi sali e scendi. Questa cosa è interessante, ragazzi, perché a volte non servono tutti quei giochini, tutte quelle cose per vedere a colpo d'occhio come stanno andando i mercati. Basta guardare due numeri e avere un impatto visivo con il grafico. Ricordiamoci che la piattaforma è dedicata soprattutto a neofiti, a persone che non fanno trading, insomma, sui mercati delle cripto ancora, insomma, che vogliono entrare in questo mondo. Nella seconda parte, quindi nella seconda parte della schermata Education, abbiamo la parte Academy con una serie di articoli, ragazzi, che sono quelli indirizzati alla formazione relativa al Bitcoin, alla criptovaluta in generale, e poi articoli ancora più magari di news attuali. E poi una parte interessante, ragazzi, veramente questo l'ho trovato estremamente interessante, il glossario. Ragazzi, il glossario è l'insieme di parole che vanno dalla A di ASIC alla W di Wallet, dove vi spiegano perfettamente tutto quello che significano queste terminologie del mondo cripto. È una sezione dove potete apprendere quello che è il linguaggio delle criptovalute in maniera estremamente semplice. Una serie di informazioni, una serie di terminologie che sono spesso richieste, che magari il trader o l'investitore o anche
perché semplicemente chi è appassionato, vuole conoscere questo mondo, deve andare a spulciarseli, andare a inserire ovviamente su Google. Qui è tutto più immediato, più facile, più veloce. Poi l'ultimo tab è quello delle news, un classico, diciamo, riassunto delle news del giorno. Ragazzi, poi andiamo all'ultima fase, che è quella di Step Drop, che appunto è il lato fitness, cioè le sfide da completare per ottenere gli Yang. Passate in rassegna questa parte, che ritengo simpaticissima, molto elementare, molto semplice, per attrarre anche un pubblico molto giovane. C'è poi il famoso punto interrogativo: come faccio a entrare nel mondo cripto? Come compro i miei Bitcoin? Hanno aggiunto un exchange basic proprio per fare questo, ma per valutare un exchange dobbiamo spostarci sul sito. Andiamo. Oh, eccoci davanti il sito, ragazzi. Questa è la mia postazione preferita, lo sapete, perché qui analizzo i numeri, i grafici e tutto quello che mi piace di più. Allora, questo è il sito di Yang Platform. Già da un punto di vista di payoff, ragazzi, Crypto Made Easy, già ve la dice tutta appunto sul concetto di questa applicazione, di questo nuovo servizio. Tra l'altro questa è un'azienda made in Italy, quindi mi fa piacere, insomma, ecco, parlare di questi progetti un po' tra realtà e criptovalute, che siano anche un po' frutto del nostro lavoro, quindi di casa nostra, ragazzi. Allora, qui insomma è la parte iniziale, dove vi spiego un pochettino tutto quello che fanno, la parte dell'exchange appunto che vi dicevo, adesso andremo a vederla, a spulciarla meglio. Questo è un exchange pro, però ancora non è disponibile, ragazzi, ci stanno lavorando. Andiamo a capire a questo punto come funziona la piattaforma dell'exchange, questo punto di collegamento, come poter acquistare criptovalute utilizzando Yang Platform. Io ho fatto una piccola registrazione, ragazzi, per accedere al servizio dovete registrarvi, che nella home, qui nel menu, ragazzi, ci sono diverse task. Abbiamo il menu del token Yang, che può essere acquistato, dà diritto ad una serie di scontistica che stanno implementando, ancora non è implementato, diciamo, a 360 gradi. C'è un marketplace, ci saranno una serie di servizi. Anche questo, ragazzi, è estremamente interessante, perché è un utility token. E nei progetti, ne avevamo parlato anche alla Crypto Conference quest'anno, ci sono diversi progetti che stanno mettendo in atto un po' questa tecnica della marketplace, con la possibilità di avere degli sconti utilizzando i token di una determinata azienda. Allora, in home, ragazzi, abbiamo appunto i preferiti, tutte le varie criptovalute, semplicissimo, ragazzi, e poi le notizie. Mentre per quanto riguarda il lato mercati, già qui abbiamo una cosa che mi piace tantissimo, cioè il mercato in rialzo, che poi è una media dei titoli che sono qui presenti. Se andiamo qui, per esempio, per quanto riguarda Bitcoin, il grafico è un grafico lineare. Qui abbiamo delle informazioni utilissime, tanto la quotazione in euro, si può cambiare, mi ricordo si può fare anche in dollari se volete. Poi c'è la variazione nelle ultime 24 ore, la variazione negli ultimi 7 giorni, la variazione negli ultimi 30 giorni, ragazzi, e poi la variazione a un anno. Ragazzi, questa informazione, la variazione a un anno, non è così comune trovarla. Ed è anche interessante, perché se io sono un neofita e voglio capire quanto ha fatto Bitcoin nell'ultimo anno, vado qui, clicco un bottone e lo trovo. Poi qui abbiamo per esempio Ethereum, andiamo a vedere per esempio Ethereum nell'ultimo anno, meno 15,52, ragazzi, contro UIL più 33% di Bitcoin. Qui si fa l'acquisto, vedete, ad esempio mettere, non so, 100 euro o 1000 euro di acquisto, qui ci sarebbe il riepilogo, adesso io saldo zero, ragazzi, quindi non me lo fa fare, e dopodiché potete acquistare. Andiamo a fare un piccolo ripasso delle questioni tecniche, andiamo a vedere invece le commissioni, che sono quelle che ci interessano. Perché? Perché questi servizi di accesso sul mercato delle criptovalute, che non sono servizi estremamente complessi, ragazzi, hanno sempre un problema, cioè quello che le commissioni sono un po' elevate. Allora, in questo caso abbiamo lo stesso tipo di discorso relativo, per esempio, anche ad exchange come Binance, perché qui le commissioni, ragazzi, sono intorno al 2,50. Allora, la commissione è un po' forse il contro in questo caso di questo tipo di servizi. Però, ragazzi, badate bene che è molto simile addirittura allo spread utilizzato da alcuni CFD e broker CFD, che addirittura fanno il 2,50 come spread, quindi proprio come scambio, ragazzi. Questo è, diciamo, un servizio che vi fa comprare le criptovalute per tenerle in holding. Binance, anche se volete acquistare criptovalute da carta di credito,
credo per esempio vi applica una commissione intorno al 2%, quindi non c'è tutta questa differenza. Altra cosa interessante è che poi l'immissione di liquidità, voi potete inserire liquidità su Young Platform facendo un bonifico. Non è ancora attiva l'acquisto con carta di credito, ma si può fare con bonifico su IBAN italiano. Anche questa cosa, ragazzi, non è così comune, perché spesso in alcuni casi è successo che alcune banche, soprattutto quelle un po' più piccole, hanno difficoltà a fare magari il bonifico a una banca come quella di Bitfinex, che risiede diciamo in paradisi fiscali o quant'altro. Quindi quando vedono un IBAN magari di un exchange che non è italiano, un po' smussano. In questo caso il problema non c'è, perché è un IBAN italiano, quindi voi andate a fare un bonifico su una banca italiana da una banca italiana. Questo è un altro modo di facilitare il processo di acquisto da parte di un neofita delle criptovalute, ragazzi, proprio a sottolineare quella che è la coerenza del progetto Young Platform. Mi hanno anche detto i ragazzi del team che stanno sviluppando l'Exchange Pro, allora in quel caso, ragazzi, poi magari sarà da valutare una serie di attività di trading anche su questi tipi di exchange quando sarà lanciato. Bene ragazzi, siamo alla conclusione di questo video. Allora, sono molto contento di vedere che in Italia ci siano startup di questo tipo. È anche interessante il progetto in sé, perché ha una coerenza sottostante molto bella, una mission molto bella: avvicinare i neofiti al mercato criptovalute. Spesso ci lamentiamo anche di questa cosa, noi che siamo qui all'interno del settore, per noi sembra molto facile il settore delle criptovalute, ragazzi, ma non è così per tutti. E se una persona è un giovanissimo, magari un diciottenne, un sedicenne, vuole capirci un po', vuole mettere un centone anche su questo mercato, magari sviluppare il suo primo piano d'accumulo, ragazzi, che può essere una cosa che insegna moltissimo da un punto di vista di risparmio e di logica finanziaria, questi sono servizi assolutamente validi. Quindi un grande applauso da parte mia al team di Young Platform per questo progetto che hanno realizzato, estremamente smart, innovativo e, perché no, anche simpatico. Vi lascio il link in descrizione ovviamente del sito, ma basta digitarlo su Google, ragazzi, Young Platform. Ma per chi di voi volesse trovare più informazioni può andare direttamente sul sito. Bene, fatemi sapere se vi è piaciuta questa recensione. Non so, è stato un video un po' particolare, un video diverso dal solito. Fatemi sapere se vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace come sempre e nei commenti tutto quello che pensate. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.